Ettore Barattelli, in questi due condomini si è scelto di ricostruire al 100% di sicurezza sismica. Perché? Ma perché credo che sia una scelta obbligatoria, dà una risposta soprattutto alla committenza, che sono le famiglie che ci hanno dato la loro fiducia per la ricostruzione di questi due importanti fabbricati, dove abitano circa 80 famiglie per un totale di quasi 300 persone. La tecnologia che si è scelto è quella degli isolatori. Come funziona? Quali garanzie dà? Ma l'isolamento sismico alla base di un fabbricato è una procedura che è largamente utilizzata nei paesi tipo il Giappone o l'America. È molto simile a quanto già è stato realizzato per il progetto case qui all'Aquila. Noi abbiamo voluto utilizzarla in questo caso perché era l'unica che ci consentiva di raggiungere appunto questo 100% di sicurezza sismica. Abbiamo avuto una grande soddisfazione perché grazie all'alleanza con la FIP Industriale siamo riusciti a depositare i progetti già oltre 2 anni fa e sono stati i primi progetti del cratere ad essere approvati dal Genio Civile. E siamo stati i primi ad iniziare e questo per noi è una soddisfazione perché siamo un'impresa dell'Aquila e abbiamo in questo modo potuto dare una risposta efficiente a quella che è la sfida della ricostruzione della nostra città. Che tecniche si utilizzano? Che organizzazione si utilizza per lavorare in un condominio, in un cantiere così grosso? Ma è necessaria una importantissima direzione tecnica dei lavori. Noi abbiamo qui fissi presenti 3 persone solamente di personale tecnico, cioè ci sono un ingegnere e 2 geometri sempre fissi qui sul cantiere insieme ai tecnici della FIP e al tecnico progettista e direttore dei lavori, perché la fase di inserimento degli isolatori, di taglio dei pilastri e di interazione con le strutture è molto molto complessa e delicata. Ci sono sempre 1000 problemi da risolvere, sempre chiaramente in maniera efficiente. E oggi siamo quasi arrivati alla fine di questo lavoro per quanto riguarda l'inserimento degli isolatori e siamo contenti perché crediamo che sia una tecnologia, anzi ne siamo convinti, che si possa replicare in tante altre situazioni. È una tecnologia che lei consiglia anche per la ricostruzione pesante nei centri storici? Sui centri storici è più complesso perché è una tecnologia questa che nasce per l'isolamento alla base di fabbricati in cemento armato. Lì insomma bisogna adottare un'altra serie di tecnologie anche se è possibile. Se è possibile però diciamo che questo tipo di intervento si presta a mio parere più per edifici con strutture in cemento armato. Tagliare un pilastro è un'operazione molto delicata. Sì, lo è perché richiede grande precisione l'utilizzo di macchinari particolari, poi vedrete, vi abbiamo predisposto un campo prove, ma soprattutto, ripeto, a monte ci vuole molta accuratezza nella progettazione e nell'assistenza in cantiere, perché si lavora con tolleranze molto basse, nell'ordine del centimetro, si utilizzano carpenterie di acciaio dove invece le tolleranze sono nell'ordine poi dei millimetri e quindi è necessaria una elevata accuratezza nel controllo quotidiano del cantiere. Questa è la prima fase di quello che poi vedremo. Sì, qui ci troviamo su un condominio gemello oppure limitrofo a quello che vedremo poi dove stanno già inserendo gli isolatori. Questa è diciamo la fase iniziale dell'intervento che consiste nel ritrovare le fondazioni esistenti a partire dal vecchio piano di calpestio dell'autorimessa che possiamo vedere qui individuato ancora dalla presenza del vecchio battiscopa. Questo intervento prevede di ritrovare il piano di fondazione e sul quale poi saranno inseriti gli isolatori che saranno appunto appoggiati sul plinto di fondazione. Stiamo facendo in questo condominio tutte le opere strutturali preliminari all'inserimento degli isolatori e quindi a breve partiremo con le operazioni di foratura dei pilastri per l'inserimento delle carpenterie che saranno diciamo, l'apparecchio che permetterà l'aggancio dell'isolatore alla sovrastruttura. Davide Cocchio della FIP, siamo vicini alla prima fase di installazione di un isolatore. Che cosa succede a questo stadio dei lavori? Inizialmente si è posata questa carpenteria metallica che vediamo
qui posata in opera, si sono fatte dei carottaggi e poi inghisate delle barre e poi montata questa carpenteria appunto imbullonata. Questa carpenteria serve per trasferire il carico momentaneamente dal pilastro ai martinetti che poi vedremo posati in opera. Dopo la carpenteria metallica che succede? Allora, dopo la carpenteria vedete posati in opera quei quattro martinetti, servono appunto a trasferire il carico dalla carpenteria al plinto in questo caso. Successivamente la posa si mettono in carico i martinetti mediante una centralina idraulica, quindi si accollegano delle canne in pressione con l'olio e si mettono in carico i martinetti. Una volta messi in carico si piazza la macchina per segare, una sega a filo diamantato, e si comincia a tagliare. Ci fanno due tagli come vediamo e poi c'è l'estrazione del blocco. Quanto tempo ci vuole per questa operazione? Allora, diciamo che in una mezz'ora tra piazzare la macchina e tagliare serve circa una mezz'ora, per mettere in carico la struttura altri 20 minuti, 25 minuti. Ecco. Paolo Lori, direttore dei lavori, ingegnere. A questo punto 7 piani di fabbricato sono retti dai martinetti. Sì, questa è la fase in cui abbiamo eseguito il taglio del pilastro e viene estratto il blocco di pilastro che si interpone tra la cerchiatura e la fondazione a creare il vuoto che poi accetterà l'isolatore in una successiva fase di montaggio. E quello che vediamo alle nostre spalle appunto è il foro, è il buco che si è creato per il taglio del pilastro. Quanto tempo ci vuole invece per questa operazione? Per l'operazione di estrazione del blocco è pochissimo tempo, l'operazione più lunga diciamo è quella del taglio del pilastro. Poi abbiamo, ripeto, la fase di montaggio dell'isolatore che non è che richieda tantissimo, fino a maturazione del getto che si interpone tra l'isolatore e la fondazione come regolarizzazione del piano di posa. A questo punto l'isolatore è al suo posto. Sì, esatto, dopo il taglio e il vuoto che abbiamo visto nel pilastro precedente, qui vediamo il pilastro con già inserito l'isolatore nella sua posizione definitiva, agganciato alla carpenteria superiore che abbiamo visto nella fase iniziale, ed è pronto per essere collegato in maniera definitiva al resto della struttura. La fase successiva al completamento dell'installazione del saldatore sarà poi quella di posizionare il solaio rigido che costituirà il nuovo piano di calpestio dell'autorimessa per ritornare alla vecchia destinazione d'uso del fabbricato ante sisma. Una volta in opera l'isolatore è perfettamente agganciato al pilastro come fossero un corpo unico praticamente. Sì, esatto, l'isolatore come vedete è fissato con dei bulloni alla carpenteria metallica superiormente, invece inferiormente è fissato per interferenza meccanica con quelle zanche che sono queste barre che vediamo che entrano nel plinto esistente, e successivamente verrà casserato attorno appunto a quella piastra, gettato, e si ricrea diciamo la continuità e la resistenza anche a compressione, che altrimenti così non avrebbe, perché c'è dell'aria in mezzo insomma. Un luogo comune vuole che questi isolatori abbiano bisogno di molta manutenzione, va sfatato questo? Sì, è proprio un luogo comune, in realtà è prevista una visita ispettiva ogni 5 anni che ha un costo veramente irrisorio, stiamo parlando di cifre paragonabili se non inferiori a quelle di un ascensore. La normativa sempre prevede che si pensi di fare dei test, eventualmente si possono benissimo sfilare con lo stesso procedimento che abbiamo visto, si sfila l'isolatore, si portano in un laboratorio, si controlla se gli isolatori rispecchiano le caratteristiche iniziali, cosa che sicuramente succederà perché sono piastre in acciaio con un materiale di scorrimento, perciò è impossibile varino durante il tempo. Ecco. Una volta testati si ricontatta il progettista, il direttore lavori, si verificano se c'è congruità con le caratteristiche iniziali rispetto a quelle ottenute dal laboratorio e si rimettono in opera, e perciò il fabbricato può essere funzionale per moltissimi anni. A una colonna grande non corrisponde automaticamente un isolatore grande? No, gli isolatori sono principalmente dimensionati in predimensionamento in funzione del carico verticale che viene trasmesso dalla sovrastruttura. In questo intervento in maniera specifica abbiamo tre tipologie di isolatori in funzione del carico trasferito dal fabbricato stesso. Quindi abbiamo dei FIP 180 sulla parte del fabbricato più scarico, altri
classificati come FIP 260 e altri FIP 400 nelle zone dove abbiamo il carico maggiore. Dove in certe situazioni abbiamo anche dei pilastri molto grandi, ma il carico è limitato, sono stati adattati le carpenterie, quindi i sistemi di aggancio a parità di dimensione dell'isolatore. Sistemi ad alta tecnologia come questi, che devono reggere interi palazzi, vengono testati fino allo sfinimento con le migliori tecnologie? Esatto, vengono portati in laboratori qualificati a questo tipo di test, si fanno prove in dinamica, sono prove che simulano un eventuale sisma a cui potrebbe essere sottoposto il fabbricato. I report, quindi i risultati che riceviamo dal laboratorio, poi vengono dati alla direzione lavori, al collaudatore, i quali controllano se i risultati sono congrui a quello atteso. E ovviamente si sceglie una certa quantità che è pari al 5% della fornitura per ciascun tipo di dispositivo. La scelta è lasciata comunque al direttore lavori e al collaudatore, perciò non è il fornitore che decide quali testare, bensì chi deve controllare. Dubbi sulla qualità non ce ne sono, perché essendo lavorazioni meccaniche, una volta tarata la macchina, la fresa, diciamo, sono tutti uguali, perciò difficilmente, anzi è impossibile che ce ne sia uno diverso dall'altro. Ecco. Per questo le prove sono in un numero che sembra basso. Capita mai che il test non sia soddisfacente, e in questo caso cosa si fa? Allora, fortunatamente non c'è mai capitato, però se dovesse succedere la fornitura viene gettata, diciamo, quindi bisogna rifare i dispositivi. Se è un problema legato alla curvatura della lente interna, ovviamente il dispositivo va proprio buttato. Se invece è un problema legato all'eventuale attrito che c'è tra i vari materiali, si cerca di ritarare il materiale plastico. Ecco. Difficilmente succedono difformità, però se dovesse succedere, la strada percorribile è quella di rifarli. Ecco. Non si possono riparare in qualche modo, insomma. Perché la modellazione del fabbricato è fatta su certi numeri, perciò vuol dire ridover mettere mano ai rinforzi che eventualmente si sono fatti nel fabbricato o alle armature che si sono messe. La vostra esperienza non è solo di tipo murario, tutt'altro, nasce dalle grandi infrastrutture. Sì, FIP è nata come azienda metalmeccanica, però poi negli anni si è sviluppata anche negli interventi di ripristino e di sollevamento ponti, viadotti per la sostituzione degli appoggi. Perciò l'attrezzatura che abbiamo in realtà l'avevamo da molti anni, appunto, utilizzata in questi interventi di sollevamento. Ecco. Avevamo già eseguito altri interventi su fabbricati, uno dei tanti è la chiesa della Madonna delle Lacrime di Siracusa, dove abbiamo sollevato 22.500 tonnellate, per esempio, contemporaneamente tra l'altro. Oppure all'ospedale di Avellino abbiamo fatto l'adeguamento sismico di un'ala che era rimasta un po' per molti anni inutilizzata. Ecco. E sull'Aquila avete cominciato praticamente a lavorare da poche ore dopo il sisma? Sull'Aquila siamo intervenuti poche ore dopo il sisma, appunto per il ripristino dei viadotti dell'autostrada, sollevandoli e rimettendo in sesto gli appoggi o dove si erano rotti, mettendo qualcosa di provvisorio, appunto per poter permettere il transito dei soccorsi. Ecco. Erano molto malmessi i viadotti dopo il sisma? No, non erano molto malmessi, però appunto essendosi rotti alcuni appoggi si era creato un gradino a livello del giunto e era molto rischioso per il transito dei mezzi. Mentre in fondazione si pongono isolatori e sopra sul palazzo si lavora alla ricostruzione come se niente fosse. Sì, esatto, questa è una delle caratteristiche fondamentali della scelta progettuale che abbiamo fatto, quella di inserire isolatori che permettono la contemporaneità delle lavorazioni nella parte della sovrastruttura, che fortunatamente dal terremoto non è stata per niente danneggiata, se non nelle parti secondarie che sono le tamponature e le murature interne. Ci sono momenti in cui bisogna fermare i lavori di sopra perché si fa qualcosa di delicato di sotto? Assolutamente no, la contemporaneità delle lavorazioni è sempre stata un punto di forza di questa tipologia di intervento per accelerare il più possibile i tempi di ricostruzione e quindi di rientro dei proprietari nelle proprie abitazioni. 250 aquilani, 80 famiglie, quando potranno tornare a casa? Ma guardi, noi siamo fiduciosi di poter consegnare i due condomini in tempi notevolmente più ridotti rispetto al contratto. Credo che almeno in uno faranno Natale a casa, però insomma questa magari è una sorpresa che gli faremo
gliel'annunceremo con più tranquillità dopo.